E a Lipari una ragazza di 22 anni si era rivolta al pronto soccorso per ben 4 volte, accusando dolori all'addome e a una spalla. Le erano stati prescritti degli antidolorifici e mandata a casa, ma la ragazza poi è morta. Adesso è stata aperta un'inchiesta. Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Lipari accusando dolori all'addome e alla spalla, ma in ospedale si è recata più volte negli ultimi giorni ed i medici le avevano prescritto sempre degli antidolorifici sino alla morte avvenuta nel pomeriggio di ieri di Lorenza Famularo, una ragazza di 22 anni che a Lipari lavorava in un albergo. La ragazza è collassata sulla lettiga del pronto soccorso e non sono stati sufficienti tentativi di rianimarla per 90 minuti. Le ipotesi del decesso per i medici sono da ricercare in un arresto cardiaco, un'embolia polmonare o una gravidanza extrauterina, ma i genitori della ragazza hanno deciso di presentare querela per accertare eventuali responsabilità dei sanitari. È possibile che nel 2020 si possa morire a soli 22 anni. All'ospedale Lipari ancora una volta fa parlare di sé negativamente. Ancora sussistono praticamente dei presidi, esistono dei presidi ospedalieri all'interno dei quali si debba morire senza capire il perché, per delle gravissime omissioni che noi riteniamo non si siano perpetrate all'interno dello stesso ospedale. Omissioni da parte di medici, all'interno di pronto soccorso. La ragazza si è recata ben 4 volte all'interno del presidio ospedaliero senza avere le giuste cure e la giusta attenzione. Noi insieme alla famiglia andremo avanti perché non è possibile, per come ho detto, che nel 2020, a soli 22 anni, si debba morire senza saperne ancora oggi il motivo. Inchiesta ufficiale sulla morte della ragazza è stata aperta dalla Procura di Barcellona col procuratore capo Emanuele Crescenti che ha delegato il sostituto Rita Barbieri. La Procura sta provvedendo anche ad acquisire tutte le cartelle cliniche e sentirà parenti ed amici della donna. Decisiva sarà anche l'autopsia che sarà eseguita da 2 medici legali. Anche la direzione dell'ASP di Messina ha avviato un'inchiesta interna con 3 componenti della commissione d'indagine nominati dal direttore. Direttore generale Paolo Lapaglia, che hanno iniziato da ieri ad acquisire la documentazione presente in ospedale ed ascoltare il personale sanitario. E in nottata a Lipari si è tenuto un flash mob in memoria di Lorenza, a cui hanno partecipato in tanti per stare vicino alla famiglia.